Tito, capitolo 1, verso 1, dice Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio che non può mentire e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio nostro Salvatore, a Tito mio vero figlio nella comune fede, grazia, misericordia e pace da Dio il Padre e dal Signore Gesù Cristo nostro Salvatore. Amen. Alleluia. Notate il verso 2 dice che Dio non può mentire. Ci ha dato una speranza di vita eterna, ci ha dato una promessa di vita eterna, ha giurato per se stesso e poi l'Apostolo Paolo dice che Dio non può mentire. In altre parole, se lo ha detto, lui lo fa. Alleluia. Alleluia. Amen. Signore benedica, potete accomodarvi. Alleluia. Alleluia. Leggo un altro riferimento nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 6. Dice così Dio, volendo mostrare, dal capitolo 6, dal verso 17, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Alleluia, secondo l'ordine di Melchisedec. Notate come l'Apostolo Paolo qua nello scrivere agli Ebrei parla del fatto che la promessa che noi abbiamo ricevuto, la promessa della vita eterna, o la speranza della vita eterna, è stata fatta da Dio che dice è impossibile che abbia mentito. E lo ha fatto per mezzo di due cose immutabili, se stesso e la sua parola. Perché quando lui ha giurato per se stesso, ha pronunciato delle parole. Dio non aveva bisogno di giurare. E infatti la parola di Dio ci insegna a non giurare né per il cielo né per la terra, ma che il nostro parlare sia il sì sì e il no no. Amen. A volte ci sono persone che per dare enfasi alla veridicità di quello che stanno dicendo dicono per quanto io voglia bene a mia suocera. E quando fanno questo tipo di giuramento non suona tanto bene. Si ha l'impressione di dire
Non sto dicendo la verità, quindi giuro su mia suocera che Dio gliela mandi buona. Ma la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo, quando è sì, dire sì, e quando è no, dire no. Amen. E se noi non dobbiamo ricorrere al giuramento, a maggior ragione Dio non doveva ricorrere al giuramento, ma non perché gli fosse proibito, ma era l'unico modo per rafforzare la solidità della promessa che lui ha fatto. Non poteva giurare per nessuno, ha giurato per se stesso. Ha messo se stesso due volte in prima linea. Ha messo se stesso due volte sotto i proiettori, come per dire, sappiate che questo avverrà e se non avverrà ci va di mezzo la mia faccia, ci va di mezzo la mia parola. L'apostolo dice è impossibile che Dio abbia potuto mentire, perché Dio non mente, Dio è verità, Dio è spirito, Dio è verità, Dio è eterno, Dio non cambia mai, alleluia. È impossibile che Dio abbia mentito, alleluia. E poi dice questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fino nell'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore. E quello di cui stasera desidero parlare è l'ancora della nostra anima. L'ancora della nostra anima. Alleluia. È significativo il fatto che è stato menzionato questo particolare, tra virgolette, arnese o strumento usato nelle imbarcazioni, nelle navi, e in quei giorni, ai giorni dell'Apostolo Paolo, la stragrande maggioranza degli scambi commerciali del mondo allora conosciuto avveniva proprio nel Mediterraneo. E una delle cose che doveva sempre essere presente su una nave erano le ancore, perché erano le ancore che nei momenti in cui per una ragione o l'altra la nave doveva fermarsi, davano alla nave, nel momento in cui le ancore venivano buttate giù, stabilità, davano alla nave un punto di appiglio, qualcosa a cui essere solidamente legati e magari non essere trasportati dalle normali correnti dell'acqua. E l'Apostolo Paolo dice che noi abbiamo un'ancora, abbiamo un'ancora sicura e ferma, un'ancora della nostra vita, un'ancora della nostra anima, qualcosa da cui dobbiamo e possiamo dipendere, qualcosa che ci aiuta a non vacillare, qualcosa che ci aiuta a non essere trasportati a destra o a manca da questa o da quell'altra corrente filosofica, da questa o da quell'altra corrente religiosa, da questo o da quell'altro timore, da questa o da quell'altra incertezza. Abbiamo qualcosa a cui aggrapparci anche quando non capiamo il perché della vita, il perché delle circostanze della vita, ma se noi ci aggrappiamo all'ancora a dispetto della nostra incomprensione, abbiamo la stabilità di cui noi abbiamo di bisogno. Non è un'ancora soltanto per le cose che hanno a che fare con l'eternità, è un'ancora a cui noi dobbiamo essere aggrappati ogni singolo giorno della nostra vita, quando tutto sembra andar bene, quando tutto sembra andar male, dobbiamo essere aggrappati all'ancora. L'Apostolo altrove dice: Cristo in voi, speranza di gloria.
Alleluia! Cristo in voi, speranza di gloria. Lui è la nostra ancora. Lui è la fonte della nostra speranza. Lui è la ragione della nostra stabilità. Lui è la ragione della nostra certezza. Lui è la ragione della nostra forza. Più grande è colui che è in noi che colui che è nel mondo. Non ha importanza quanto forte possa essere questa o quell'altra circostanza, non ha importanza quanto paura cerca di incuterci il nemico della nostra anima. Più grande è colui che è in noi che colui che è nel mondo. Gesù è più forte, Gesù è più grande. Non ci sarà mai una corrente così forte da trasportarci, perché Lui è l'ancora della nostra vita. Alleluia! Alleluia, 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 alleluia. Qualche giorno fa avevo bisogno di curare alcune faccende di normale amministrazione. Ho deciso di portarmi il mio nipotino. Lui è un'eccellente compagnia. A volte viene fuori con delle domande che devo ammettere, neanche un adulto è in grado di mettermi in difficoltà come lui. Anche perché poi mi ritrovo di fronte alla situazione che devo spiegarlo al suo livello. E una delle domande che mi ha posto è stato: nonno, cosa significa, cosa vuol dire che quello che c'è dentro di noi è più grande di quello che c'è nel mondo? Sapete quante volte va a tirare fuori sermoni di settimane fa e mi dice: nonno, quando tu predicavi hai detto questa parola, cosa significa? E mi ha fatto, una delle domande che mi ha fatto è stata questa: cosa significa che quello che c'è dentro di noi è più grande di quello che c'è nel mondo? Ed è, a mio avviso, il fatto che un bambino di 5 anni si pone questo problema ed è interessato a sapere, dovrebbe ispirare ognuno di noi, me per primo, a volere essere sempre più vicini alla parola, essere sempre più vicini a Gesù Cristo. Gliel'ho spiegato in parole, spero, comprensibili a lui, e gli ho detto: quando Gesù è dentro il nostro cuore, non ha importanza chi vuole farci paura, non ha importanza chi vorrebbe farci, vorrebbe rincorrerci o vorrebbe farci scappare. Se Gesù è dentro di noi, noi siamo più forti, perché Gesù è sempre il più forte. E lui mi ha guardato e ha detto: ok. Concetto è chiaro. Alleluia. Più grande è colui che è in noi che è colui che è nel mondo. E oggi più che mai noi viviamo in una società in cui è assolutamente importante avere qualcosa a cui essere aggrappati. E non deve essere una cosa occasionale. Quando vediamo il mare un po' in tempesta, perché il mare adesso è sempre in tempesta. Quando vediamo il cielo nero, il cielo ora è sempre nero. Quando affrontiamo difficoltà, ogni giorno affrontiamo difficoltà, da ogni punto di vista, a livello sociale, a livello spirituale, a livello lavorativo, a livello di qualsiasi aspetto della nostra vita. Abbiamo bisogno ogni giorno di essere aggrappati a qualcosa che ci dà stabilità, e non può essere il nostro portafoglio. Non può essere la nostra casa, non può essere la nostra auto, non può essere neanche un'amicizia, perché noi esseri umani abbiamo l'abilità di deludere anche i nostri migliori amici. Sapete perché? Perché non siamo perfetti.
Abbiamo bisogno di essere aggrappati a qualcosa di solido, di stabile, di qualcosa che non cambia. Qualcosa che è sempre la stessa. Perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù ha guarito 2000 anni fa e Gesù è più che in grado di guarire stasera. Abbiamo pregato per diversi bisogni, abbiamo pregato per diversi, tutti quanti noi abbiamo avuto l'opportunità di portare a Dio i nostri bisogni. Non dobbiamo farne una questione di rito, una questione di cerimoniale religioso, dobbiamo farne una questione di natura biblica, dobbiamo credere in quello che facciamo, dobbiamo avere fiducia nella parola di Dio, e la parola di Dio dice di buttare su Cristo tutte le nostre sollecitudini, come un'imbarcazione che in un certo senso, quando comincia ad essere sballottata dalle onde o trascinata dalle correnti dell'acqua, è come se dice all'ancora: ancora, sono affari tuoi, e devi essere tu ad opporti a queste correnti, devi essere tu a darmi stabilità. Ed è quello che ci invita a fare la parola di Dio: buttate su Cristo tutte le vostre sollecitudini, perché Egli si prende cura di voi. Lui si prende cura di noi nelle piccole e nelle grandi cose, nelle cose che capiamo e in quelle che non capiamo, nelle cose che sono al di sopra di noi e nelle cose che invece di cui pensiamo avere il controllo. La nostra ancora, l'ancora della nostra anima, della nostra vita, della nostra esistenza: Cristo in voi, speranza di gloria. Alleluia! Un'ancora sicura e ferma. La nostra speranza è sicura e ferma. Qualcuno, a volte noi usiamo l'espressione o la parola quando magari ci viene detto: tranquillo, non ti preoccupare, sarà risolto. E magari diciamo: speriamo, come per dire: sì, vabbè, ci spero, però. Ma la nostra speranza in Cristo è sicura e ferma. Un conto è sperare in quello che Tizio o Caio possa fare, un altro conto è sperare in quello che Cristo ci ha detto avrebbe fatto. Quello che Dio stesso ci ha detto avrebbe fatto, giurando per se stesso. La nostra speranza è sicura, è certa, è solida, è stabile. E a dispetto di ciò che potrebbe indurci a cominciare a sollevare dei punti interrogativi, a dispetto di quello che magari vorrebbe far nascere in noi dei dubbi, delle incertezze, dobbiamo guardare a Cristo, che è il capo, è il compitore della nostra fede. Alleluia! Non puoi essere un cristiano e non avere lo sguardo rivolto a Cristo, perché per essere cristiano significa seguire Cristo. Essere cristiano non significa andare in chiesa 3, 4, 5 volte la settimana in chiesa. Quella è una conseguenza, è una normale conseguenza dell'essere cristiano, ma l'essere cristiano prima di tutto significa seguire Cristo. E per poter seguire qualcuno o qualcosa bisogna avere lo sguardo rivolto verso quella persona o quell'auto. Io nel corso degli anni ho formulato una mia teoria personale, non l'ho mai comunicata a nessuno, voi siete i primi a sentirla. Se volete vedere quanto buono sia un leader, un conduttore, lasciate che vi guidi con la sua auto e voi seguite con la vostra verso un posto che voi non conoscete. Se vi perde, non è un buon leader. Dice: ma sei tu ad esserti perduto? Ma è lui che ti deve guidare. E molte volte mi sono ritrovato
a dover seguire qualcuno, magari loro si muovono nella loro città, che sanno dove andare, e io è la prima volta che percorro quelle strade, e c'è una curva, l'auto ovviamente in curva, a meno che non sia attaccati paraurti con paraurti, dietro la curva, magari prendo una svolta a destra o a sinistra, e quando io subo la curva, e adesso? Gesù Cristo è il nostro conduttore. E Lui ci guiderà in modo che è impossibile perdersi, a meno che noi non decidiamo di distogliere il nostro sguardo da Lui. Ricordate la parabola delle 100 pecore, le 99 che rientrano all'ovile e ne manca una. Cosa fa il pastore? Il sommo pastore chiude le 99 dentro l'ovile e va alla ricerca di quell'una che è rimasta indietro. E quando la trova, fa festa. Non fa festa per le 99 che sono là al sicuro, fa festa per quell'una che era rimasta indietro, che si era smarrita. E se lui non fosse andato a prenderla, sicuramente sarebbe diventata preda di lupi o di altri animali più forti di lei. Lui è l'ancora della nostra anima. E così come stavo dicendo prima, è impossibile essere cristiani e non avere il nostro sguardo rivolto a Cristo. E Cristo non si adatta alle correnti, alle mode, alle filosofie. Cristo è sempre lo stesso. Ieri, oggi e in eterno. È lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non cambia mai. Era facile seguirlo 2000 anni fa, quando si spostava da villaggio a villaggio a piedi, ed è facile seguirlo oggi nel 2019, quando magari ci spostiamo per migliaia di chilometri nel giro di qualche ora, a velocità impensabili 2000 anni fa. Questo non ci porta avanti in relazione a Lui. Ma se noi vogliamo seguirlo, se noi facciamo di Lui la nostra ancora, se noi dipendiamo da Lui in ogni aspetto della nostra vita, se noi diciamo: Signore, non come io voglio, ma come Tu vuoi, se noi diciamo: Signore, questo è quello che dice la Tua parola ed è quello che io voglio fare. Se noi diciamo: Signore, visto che Tu lo hai detto, è quello che io voglio essere, è quello che io voglio fare. Allora Lui è l'ancora della nostra anima. Lui è l'ancora della nostra salvezza. Lui è ciò che mette stabilità nella nostra vita. Lui è ciò che ci dà sicurezza in mezzo alle turbolenze della vita, in mezzo alle circostanze avverse della vita. Se Lui è con noi, dice la parola di Dio, chi può venire contro di noi? Alleluia! Una delle ragioni per cui molte volte noi cristiani abbiamo difficoltà a tenere la testa alzata è perché permettiamo alle circostanze, di qualunque natura esse siano, di diventare nella nostra vita più grandi di Dio. Piuttosto che essere aggrappati all'ancora, ci aggrappiamo alle circostanze.
e ci ritroviamo in una condizione in cui non abbiamo più neanche la forza di alzare il nostro capo o di alzare i nostri piedi, andiamo avanti strisciando i nostri piedi, andiamo avanti da un servizio all'altro, ma con il kit di sopravvivenza, non abbiamo una relazione stabile, equilibrata con il Signore Gesù Cristo, non siamo aggrappati a Lui quando veniamo in chiesa, è lunedì invece quando non c'è chiesa, o martedì quando non c'è chiesa, il venire in chiesa fa parte della parola di Dio, ma il vivere per Cristo Non può essere vincolato alla frequenza, semplicemente alla frequenza dei servizi, perché altrimenti dovremmo dormire in chiesa, dovremmo avere servizio 24 ore al giorno e non ha mai funzionato così. Noi dobbiamo vivere per Cristo in ogni circostanza, in ogni situazione, in ogni contesto. Non possiamo essere cristiani qui e qualsiasi altra cosa là fuori. Non possiamo essere cristiani quando il cielo è azzurro e poi invece diventare delle persone totalmente disorientate quando piove o quando si abbassa la temperatura, quando le cose non vanno così come noi vorremmo che andassero. Dobbiamo essere cristiani sempre, in ogni circostanza e in ogni caso. E questo è possibile se siamo aggrappati all'ancora della nostra anima, che è la speranza della vita eterna, e più ancora è Cristo in noi, speranza di gloria. Alleluia! Alleluia! L'ancora della nostra anima. Io penso che noi cristiani dovremmo parlare un po' meno delle difficoltà e un po' di più delle benedizioni. E non è questione di autocondizionamento, è una questione, così come dice la parola di Dio, in ogni cosa rendete grazie a Dio. Alleluia! Se noi rendiamo grazie a Dio in ogni situazione, in ogni circostanza, il nostro cammino con Lui è regolare, è equilibrato, è solido. Amen. Quanti di voi siete felici di servire il Signore Gesù Cristo? Alleluia. Grazie Signore per il privilegio che noi abbiamo di servirti. Alleluia. Alleluia. Abbiamo degli esempi nella parola di Dio. Prendiamo un Giuseppe di cui molte volte sentiamo parlare. Lontano da casa, in un paese pagano, dove non c'era andato per sua scelta, era stato portato là come schiavo, è stato falsamente accusato, è stato scaraventato in carcere ingiustamente, è stato dimenticato dalle persone a cui lui aveva fatto del bene. Ma in tutto questo non ha mai smesso di temere il Signore. Ed è assolutamente importante che noi non permettiamo alle circostanze di sopraffarci, perché altrimenti diventa una situazione in cui noi stiamo dicendo: le circostanze sono più forti di Gesù, le circostanze mi hanno sopraffatto perché Gesù nella mia vita è diventato qualcosa di secondaria importanza. Alleluia. L'ultima volta che, l'anno scorso, quando sono stato negli Stati Uniti, sono stato diversi giorni con il fratello Sons e poi siamo andati a visitare la sorella Markham. Una condizione fisica impensabile. Credo che adesso siano almeno una ventina d'anni, se non più, che lei praticamente
il semplice stare seduta è una fatica. Ripeto, non ricordo esattamente, mettiamo che siano state 25 anni quando è tornata negli Stati Uniti e non è mai più stata in grado di ritornare da questa parte del globo perché non era più nella condizione di viaggiare. Per lei, quando, non so se ancora è in grado di farlo, ma ricordo anni fa il fratello Markham ci diceva che quando lei era in grado di andare in chiesa a causa delle sue terribili condizioni fisiche, il pastore gli riservava un banco, seconda o terza fila, lei si sdraiava sul banco, sistemavano un monitor dove c'era lei, in modo che lei potesse vedere cosa avveniva sulla piattaforma. Era l'unico modo che poteva stare in servizio, perché non poteva stare seduta. E poi quel servizio le costava 3 o 4 giorni di essere totalmente a KO. Eppure quando siamo andati a trovarla, io e il fratello Mark e io e il fratello Sons, era là a ricordare tutte le cose che Dio aveva fatto per lei, a ricordare i momenti belli, a ricordare la prima volta che lei e il fratello Mark sono incontrati con me e mia moglie, ci siamo incontrati per la prima volta in Ungheria. E lei ricordava tutte queste cose, tutti quei momenti, tutte quelle esperienze positive. Avrebbe potuto dire, ai ai, non ce la faccio più, stai morendo. Invece lei era là a parlare di queste cose. Poi stavamo per andare via, ha detto, aspettate, lei ha un modo tutto suo particolare di parlare, aspettate ragazzi. Vabbè, d'altronde vedendo me era normale che deve essere. Se non prima pregate per me non dovete andare via. Abbiamo cominciato a pregare e lei cominciò a parlare in altre lingue. Non so quanti di noi nella sua stessa condizione. Però è questo quello a cui noi dobbiamo aspirare. Se Gesù è la nostra ancora. Un paio di anni fa è morto il figlio. 2 anni, forse fratello Mark è morto prima del figlio. E un mese dopo forse, qualcosa in più, perché io poi sono andato pure a visitare il figlio in ospedale negli Stati Uniti, quando mi trovavo in un'occasione. Ecco, il fratello Mark è morto ottobre, il figlio è morto l'anno successivo, verso aprile o maggio. E allora la Mark aveva già perso il marito, aveva perso il figlio, ha una figlia che non vive per Dio, ma è là a dire grazie a Dio per quello che lui è. Dov'è l'ancora della tua vita? Questo non è un servizio evangelistico. Io credo che Dio stia cercando di aiutare tutti quanti noi a prendere coscienza del fatto che noi non solo dobbiamo, ma possiamo dipendere da Lui se vogliamo che sia Lui a fare la differenza nella nostra vita. Alleluia. Alleluia! Il mondo deve vedere la differenza tra una persona che non conosce Cristo, che non conosce Dio, e una persona che conosce Dio. Alleluia. Nessuno mai deve essere nella condizione di poter dire, se è così che siete nella vostra chiesa, tanto vale che io rimanga dove sono. Ma piuttosto devo poter dire, io voglio avere quello che tu hai, dove l'hai trovato? Amen. Alleluia! E noi dobbiamo poter dire, hai bisogno dell'ancora a cui io sono ancorato, hai bisogno di Cristo che io servo, hai bisogno di venire nella chiesa dove io vado, perché Cristo è l'ancora della nostra vita. Alleluia! Alleluia!
Ricordavo ieri un episodio quando mi sono ritrovato a chiamare un medico e gli ho detto: dottore, era credo un venerdì, ho detto: se è possibile lunedì le chiedo di ricevere questa persona, ho dato un nome, e la persona non poteva permettersi un controllo da un medico privato. Ho detto: la ragione per cui desidero che lei controlli questa persona è perché noi abbiamo pregato per questa persona e vogliamo sapere adesso qual è la sua condizione. E lui mi ha detto: ma se voi avete pregato, perché la mandate da me? Ho detto: la mandiamo da lei perché prima di dire che Dio ha fatto il miracolo vogliamo sentire il medico che dice qua non c'è nulla. E io ho detto: dottore, siccome la persona non è in grado di pagare per il suo controllo, la sua prestazione, poi passerò io a pagare. Ho detto: no, non c'è bisogno, lo farò gratis. Lui sa che noi siamo dei cristiani. Non è un segreto il fatto che noi siamo dei cristiani. Io e mia moglie ci siamo ritrovati a parlare con lui diversi anni fa per più di un'ora nel suo studio, mentre tutti quanti gli altri aspettavano nella sala di attesa. E noi siamo usciti con il sorriso sulle labbra e la... Ma non era lui che decideva quanto tempo prendere. Se la nostra vita è ancorata a Gesù Cristo, non è importante se siamo in uno studio medico, in una sala operatoria, o ad un funerale, o ad una festa di compleanno, o ad un matrimonio. Se siamo ancorati a Cristo, gli altri in un modo o nell'altro dovranno vederlo. Perché fratello, sorella, se quando sei al matrimonio ti adegui, qua sei il fratello Tizio, la sorella Caio, e là diventi Sant'Agata, c'è qualcosa che non va. Probabilmente hai lasciato l'ancora a casa o sulla spiaggia. È un'imbarcazione senza ancora. Nel momento in cui avrà bisogno di trovare un po' di stabilità, si ritroverà in balia delle onde. Dobbiamo essere ancorati a Cristo in chiesa e dobbiamo essere ancorati a Cristo a casa, al lavoro, ovunque andiamo dobbiamo essere ancorati a Cristo. Gli altri devono vedere in noi che c'è qualcosa di diverso. Non siamo sballottati a destra e a manca da quello che gli altri fanno. Abbiate il coraggio di dire: non bevo, non fumo, non ballo. Cosa prendete? Un caffè, un amaro? No, grazie, il caffè non dormo, l'amaro no, perché non beviamo alcol. Nessuno, nessuno. Perché se noi abbiamo la pretesa di essere dei cristiani e poi, siccome non abbiamo il coraggio di essere tali, ci adattiamo alle circostanze, è come se pretendessimo, è come se avessimo la pretesa di fare dell'ancora ciò che vogliamo. È l'unico caso in cui dell'ancora si può fare quello che si vuole, quando l'ancora è tirata a bordo e dentro la barca. Allora in quel caso, se noi non la mettiamo giù, in quel caso la barca, se ci sono delle correnti, comincerà ad essere trasportata dalle correnti. Magari la lasciamo al porto e poi qualcuno la ritrova in Libia. Se l'ancora è dentro, se l'ancora decidiamo di gestirla a modo nostro, ma se l'ancora è là dove deve essere e la barca è legata a quell'ancora. Signore, io voglio che tu sii la mia ancora.
Il nome del Signore, dice la parola di Dio, è un'alta e forte torre. E il giusto vi corre dentro e trova rifugio, trova protezione. Il nome del Signore deve essere la nostra bandiera, la nostra torre, la nostra ancora, la nostra forza, la nostra speranza. La nostra vita deve essere una chiara dimostrazione del fatto che c'è qualcosa di speciale a cui noi siamo legati o ancorati. L'ancora della nostra anima, Gesù Cristo. Gesù Cristo. Vorrei chiedervi di alzarvelo in piedi. Io non voglio che la mia vita sia in balia delle onde. Io voglio che la mia vita sia ancorata a Gesù Cristo. Che Gesù Cristo sia la mia ancora. E non ha importanza qual è la mia o la tua età. Non ha importanza quali siano le mie o le tue circostanze, i miei o i tuoi problemi. E sapete, a volte più dei problemi sono i momenti facili che in un certo senso hanno più efficacia a farci distogliere lo sguardo da Gesù Cristo. Infatti il salmista pregando ha detto: Signore, fai che io non diventi troppo povero, perché magari nella mia povertà possa maledirti, ma fai che io non diventi troppo ricco, perché non voglio che le mie ricchezze facciano distogliere il mio sguardo da te. Questo è detto in mie parole, ma questo è il senso di quello che lui voleva dire. Ovviamente lui aveva una buona conoscenza di se stesso e sapeva che i due estremi potevano essere estremamente pericolosi per lui. E stava semplicemente dicendo: desidero che sii tu ciò che mette equilibrio nella mia vita. Ma non lo farà per imposizione. Lo farà se io, tu, glielo chiediamo. Che possiamo benissimo tirare l'ancora a bordo, metterla là dentro, quell'ancora sarà soltanto un peso. Ed è allora che il cristiano dice: è difficile servire Dio, che stanno portando il peso dell'ancora. Ma quando l'ancora è giù, quando l'ancora è ciò che offre all'imbarcazione quel vincolo di stabilità, allora non è difficile servire Gesù. È allora che la vita comincia ad avere un senso di serenità, di equilibrio, di certezza. Perché noi possiamo dipendere da Lui. Possiamo. Il dovere dipende da ognuno di noi. E io non solo posso, ma io voglio dipendere da Lui.
Ma questa è una decisione individuale di ogni cristiano, che si può benissimo conoscere il Signore, si può benissimo essere nati di nuovo di acqua e di spirito, e nonostante ciò si preferisce vivere la propria vita a modo proprio. Si preferisce tirare l'ancora a bordo e gestire la propria vita così come si vuole, con la forza delle proprie braccia, con i propri remi, con il proprio timone. Ma io voglio che Gesù sia l'ancora che mi dà stabilità, che mi offre un punto fermo, che mi dice non temere, io sono con te in ogni tempo fino alla fine dei tempi. Non temere. Non ci ha promesso che non avremmo mai avuto una tempesta? Non ci ha promesso che non avremmo mai avuto la febbre o seri problemi di salute? Non ce lo ha mai promesso. Ma ci ha promesso che sarebbe stato con noi in ogni tempo, fino alla fine dei tempi. In ogni tempo. Questo significa dall'alba al tramonto e dal tramonto all'alba. Da gennaio a dicembre, dal primo all'ultimo giorno dell'anno, ogni attimo, ogni frazione di secondo, in ogni respiro, in ogni battito del nostro cuore, Lui è là con noi. È più che un'ancora, è la nostra vita. Alleluia. È la mia, la tua vita.